cellulare, la divisione di settori era caratteristica di giunta, cioè avevo potuto farlo tranquillamente in giunta, non era di competenza specifica, però essendo c'era il bilancio, perché comunque c'è un leggero grado di spesa, quindi questa sera proponiamo, oltre alla divisione dei settori, una relazione di bilancio di 3.000 euro. Sì, 3.000? Sì, 3.000. E comprende che... Era tu la sinamo? No, era l'arco. Quindi la suddivisione viene fatta, viene attribuita la responsabilità in sostanza di urbanistica e edilizia privata al dottor Cappellaro, mentre il resto delle altre attribuzioni alla dottoressa De Lucchi. No, prego. Vai, ha fatto un accenno al sindaco che già in un punto discusso prima, effettivamente la mancanza del secondo settore, del secondo capo settore in ufficio tecnico ha dato comunque dei problemi. Immagino che lo stesso Copicola probabilmente potrebbe esserci su tante situazioni, magari già esistenti, ma non in divenire. Ecco. Quindi la grande economico c'è. Aiuto di una puntuale ricognizione delle varie articolazioni del legno, settori di unità operative, che necessita l'urgenza di rivedere l'organizzazione interna mediante una riorganizzazione della macchina organizzativa attraverso la razionalizzazione delle strutture di vertice con più equilibrata distribuzione di servizi delle funzioni omogenee per settori, in particolare in quello tecnico. Allora, ho visto qui una nota positiva, il fatto di aver determinato, individuato dei criteri, quello della razionalizzazione e della distribuzione equilibrata di servizi e funzioni. Per cui, per quanto riguarda anche me, il parere è favorevole, però bisognerà, secondo me, tenere monitorato se questa distribuzione di organico, al di là che l'avevo in questa sede già domandato se si poteva riorganizzare in quattro settori, quindi va in direzione di quello che era anche una mia idea, però di tenere sempre monitorato che ci sia sempre i principi di efficienza, di efficacia, di economicità che possono determinare i vari settori. Per cui il parere è favorevole, però sempre con la vostra supervisione. Sì, come dicono Simone, il nostro voto sarà favorevole, però c'è un altro da considerare, nel senso che mentre il commissario riusciva ad esplicitare quelle che erano le funzioni amministrative in tre settori, adesso andiamo ad aggiungere un ulteriore con un aggravio di 3.500 euro se non erro. Questo principalmente per un breve periodo, quindi sicuramente nel 2012 saranno probabilmente sarà un aggravio molto più elevato. Sappiamo che gli uffici tecnici comunali sono operati di lavoro, quindi insomma cerchiamo di esprimere un parere positivo. Una cosa che non ho capito, e che penso non capirò mai, è il discorso dei numeri, dove c'è allegata la variazione di bilancio, quale ci sembra da espresso, qualche consiglio comunale ci sarebbero state date delle semplificazioni. No, te lo chiedo mia a te perché te l'avevi ribadito. No, ti spiego anche, ma di fatto se non professioni a questo che configurasse il discorso del bilancio o altri concetti. Spero che il prossimo consiglio comunale tu sia partecipe per farci fornire una documentazione più certificata. Questo è meglio. Spero di arrivare a sentire. Dai, ecco, la mia domanda è, adesso qua vedo gli aumenti, no? E non vedo nessuna diminuzione. Se non volete, cioè questi 3.000, la maggiore spesa, dov'è che va ad essere pescata? Questi 3.500 euro. Complessivamente la variazione di 3.500 euro.
Cioè, voi vedete nel primo foglio c'è la parte di base del bilancio, queste maggiori, ci sono delle piccole maggiori entrate che sono riferite a quei due capitoli, 1000 euro e 2503 euro. Viste? No. Uno, la parte entrata, nella pagina 1, vede che c'è scritto entrate e tributarie, sì. Questa è la maggiore entrata che vede lì nella colonna in mezzo, poi c'è scritto in aumento. Sì. Questa è la maggiore entrata, attualmente va a finanziare le maggiori spese, che sono ripartite su alcuni capitoli, perché se poi nota c'è il capitolo, la parte segreteria generale, vede subito sotto, funzioni generali di amministrazione, segreteria generale, personale e organizzazione, questo è un settore, quindi una parte viene distribuita in questo settore, se va più avanti c'è l'ufficio tecnico, la pagina successiva, ufficio tecnico, e poi se va sotto urbanistica e gestione del territorio, quindi praticamente si capite. No, vengono inseriti in quel capitolo lì. La spesa complessiva è 3.500 euro, ma in realtà non sarà forse quella cifra da essere distribuita, perché abbiamo rimesso nel bilancio la percentuale legata al premio di risultato. Il premio di risultato era stato previsto dal commissario al 10%, però sarebbe in contrasto con le norme contrattuali. Abbiamo previsto invece la possibilità di arrivare fino al 25%, però dipenderà dai risultati che i funzionari andranno a raggiungere. Quindi è stata prevista come da contratto, però può anche darsi che sia un risparmio, in base ai risultati si vedrà. Per cui si poteva fare anche una variazione leggermente inferiore, ma abbiamo voluto rispettare il numero del contratto. Quindi la distribuzione è nei quei capitoli interessati alla variazione, che sono i due capitoli del settore tecnico, quello dell'affari generale, perché nella riorganizzazione della struttura erano diminuiti dei servizi agli affari generali e quindi di conseguenza abbiamo con questo diminuito la indennità. Okay. Una domanda dell'ultimo, poi chiuso, al punto 10 della pagina 5, mi vedo quel passo, no? Contando per la prima. Dove dice dare atto consultivo previo valutazione oppure del tutto di valutazione, eccetera, raggiungimento dei risultati, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Il discorso del 10% di vicinanza. Da 10 a 5. Faccio una domanda, sono state coinvolte le associazioni sindacali oppure non sono state. Cioè avete fatto un incontro con le organizzazioni sindacali o non sono state? Comunicato per quanto riguarda l'organizzazione. No, un incontro con le. Cioè, lei. Per quanto riguarda la materia della competenza della riorganizzazione del comune, competenza esclusiva, l'importante è mandare alle RSU competenti che la parte sindacale a livello locale vengono comunicati o preventivamente o successivamente, si spera sempre preventivamente, per qualche volta qua forse può dire qualcosa di più, vabbè, comunque vengono comunicate alle organizzazioni sindacali tutti i provvedimenti che riguardano il personale. Per economia? No, chi le sa sempre, no, non si va indietro fino a quando preoccupare. Cioè, sarà fatta con il personale? No, bene. Abbiamo fatto due assemblee in questi giorni con le persone. Fatto con si sta vedendo. Vabbè, si può essere messo per male, ma c'è stato fatto il conto con le organizzazioni sindacali. In questi giorni si può. Il biennio, 1 gennaio 2012 e dicembre 2014.
le offerte verranno valutate non solo dal punto di vista economico, ma anche abbiamo inteso fissare dei criteri per quanto riguarda la parte qualitativa. Si è dato riguardo alle missioni, prego, età parco automezzi, accessibilità e comfort, ma anche la territorialità e la gestione e le utenze. Quindi la ditta verrà scelta in base quindi all'aspetto economico e anche qualitativo offerto. Posso fare? Prego, Mirko. Sì, d'accordo, prego un emendamento anche qui se posso. Prego. Insomma. No, visto questo. Io dottore, che mi ha detto questo. No, voglio dire, siccome ho preso la mano sugli emendamenti, no? Vediamo se ci ho detto va bene, cioè, va sostanzialmente bene, anzi ho piacere che si tenga conto del fatto delle emissioni e dell'età del parco delle automezzi. Qua io propongo solo con questo emendamento la modifica del punto 2, dove si dice, cioè lei fa un contratto sostanzialmente dal 1 gennaio del 2012 al 31, quindi è 3 anni. Io non so se è possibile farlo di anno in anno. Farlo? Anno in anno. Perché io ho paura che dopo, cioè si può fare magari in anno o rivalutarsi. Teoricamente è possibile, il problema vero è che tu devi anche dare la possibilità alle aziende di programmarsi un anno. Sì, quello è vero, sì, per dire, chi ha fatto sì, siamo d'accordo, perché ho paura che dopo, cioè quello che voglio dire io, ho paura che magari nel momento che non si trova a mia mente, no, se devo fare la recessione dal contratto, quello è previsto dal contratto, se non viene cioè la recessione è possibile. Ma ecco, per evitare appunto del penale eventualmente, capisci? Io eviterei se è possibile, se insisti molto che ragioniamo su, ma io eviterei se è possibile, è un problema proprio di appalto in sé. Certo, forse da precisare un attimo, intanto che il nuovo transito ormai è vietato. Ah scusi, non lo sapevo. Perché mi ha detto stamattina il mio amico Cato, che si può fare, non so, vedete si può più fare. Ormai è più possibile. Bene, ok, prendo atto, non si può più fare. Per cui, intanto il triennale diciamo, è vantaggioso per il comune, perché evidentemente se l'appalto è annuale l'offerta diventa anche pesante per l'amministrazione, quindi per il comune è più conveniente. C'è anche l'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura seguita, che è quella che mette a rapporto l'aspetto tecnico con l'aspetto economico, e quindi forse nello stesso bando forse c'è la possibilità di un rinnovo da parte dell'amministrazione per un altro periodo, mi pare che sia stato inserito all'interno. No, era perché secondo me ecco, erano troppi capisce? Quello cioè, non era cioè, niente di. Diciamo. Sì, sì, ma ormai la tendenza in tutti i comuni è cercare di aumentare i periodi di contratto. Sì, non abbattono. Non come quello ecco, che fino a 20 anni che dietro. Faccio un esempio. No, ma guarda, io non è per fare, cioè, non voglio fare né ma nel senso non mi viene. Ma visto che stasera togliamo le però senza problemi. Il problema non è questo. Ti faccio un esempio banale, sui trasporti, sì. Quando abbiamo riformulato l'orario, sì. In teoria ci doveva essere un adeguamento automatico con le stesse cose del contratto, con la vecchia ditta, cioè avrebbe dovuto fare la parametrazione di chilometraggio dato, quindi avevo un appalto a chilometraggio la vecchia ditta, sì. No? Quindi in teoria avrebbe dovuto dare l'adeguamento automatico in attesa di tacito rinnovo, tanto per essere chiari, quindi avrebbe dovuto accettare. La ditta ha detto di no, cioè nel senso di dire io non accetto questa questione perché non mi va bene, siccome essendo scaduto non vengo più. Non l'ha detta proprio così, c'è stata una trattativa anche più complicata, un po' più lunga, per dire che poi neanche il tacito rinnovo nel momento di conformità esiste. Ecco, mi sentirei di dire che vabbè, un po' fatica. Ok. Vabbè. Prego. Dal punto di vista formale adesso questa sera parte.
parte il bando, dopo l'assegnazione vera e propria è qualcosa che viene fatta come giunta o deve passare comunque ancora in consiglio comunale? Il consiglio da solo la delibera di indirizzo, l'abbiamo portata anche in consiglio comunale perché normalmente non era mai stata portata. No, qua. L'indirizzo non era proprio. Allora, non era mai stata portata in consiglio comunale, l'ho un po' forzata io perché in effetti la competenza consigliare sarebbe per gli appalti che vanno fuori, perché diciamo per più anni, quando investono più esercizi. Normalmente all'interno del triennio programmato del bilancio i soldi sono raggiunti, però secondo me, siccome investe un anno di esercizio che va oltre il triennio già approvato, quindi ho detto lo compriamo. Si tratta di una delibera di indirizzo dove vengono dettate al responsabile le cose che devono essere per forza inserite all'interno del bando. Poi ci sarà l'apposita commissione e l'offerta liberano esaminare e quindi la giunta, anzi neanche la giunta è funzionale partirà direttamente e poi contrario. Prima che venga data l'assegnazione è possibile come minoranza vedere quantomeno quali erano le proposte, dopo è chiaro che spetta la maggioranza tutto è trasparente, come consiglieri avete la possibilità di nel senso che non è neanche competenza nostra di funzione generale, è competenza funzionale, quindi avete tutti i diritti di chi è più. Molto favorevole alla nostra. Bene il discorso delle emissioni, mi ha fatto contento anche Moretti, come è stato detto prima, anche se penso che non sia contento della novella mare che è stata altrettanto approvata all'unanimità, che porterà qualche traffico di più anche dell'altro. Per il periodo che va dal 12 settembre al 31 dicembre 2011. È stato un po' accennato un po' prima, però io volevo sapere se è possibile come è stata aggiudicata questa gara qua, cioè se è stata una gara privata, per, visto che c'è gara, perché io non ho visto il bando, per cui volevo sapere come era stata servita la vicenda. No, nel momento in cui è iniziato l'anno scolastico abbiamo modificato gli orari, la ditta Scorpio quantificava gli stessi chilometri, 400, cioè gli stessi chilometri con la stessa tariffa, quindi non abbiamo più rinnovato il contratto. Abbiamo fatto una mini gara, cioè si poteva, abbiamo fatto un'offerta privata chiedendo anche in extremis la quantificazione del trasporto, infatti dal 12 di settembre al 31 dicembre. È stata fatta una richiesta a un paio di trasporti per questo periodo così ristretto. Quindi a trattativa no, privata, ma abbiamo fatto noi la richiesta di offerte. Hai detto un'offerta privata, no? Cioè un'offerta privata, non è stata fatta una gara d'appalto. Trattativa privata. Abbiamo fatto noi richiesta alle ditte. No, ti chiedo perché qua c'è un punto dove dice che non è pervenuta alcuna formale risposta di disponibilità a prova del servizio. Perché con i medesimi criteri, ma è stata richiesta a quella ditta Scorpio. Sì, giustamente con la riduzione di chilometri. La spiego io perché è diventata complicata. Nel senso che si pensava, ve l'avevo detto prima, si pensava che ci fosse una prosecuzione automatica con la ristrutturazione del servizio fino a non viene fatto. Questa era l'ipotesi, è stata ridotta il chilometraggio, quindi la questione è automatica, cioè chi che manco chilometri, devo anche dire che in quel momento scoperto la esaminiamo, la vediamo, dopodiché a un certo punto c'è sembrato che ci fosse una dilazione dei tempi che non era solo la necessità di andare a verificare l'offerta, ma che tendesse a fare arrivare l'amministrazione a
alle soglie della partenza del servizio scolastico, in modo da essere costretti ad accettare la parte della vita scolastica le condizioni più favorevoli per la vita e meno favorevoli per la vita. Quindi, a questo punto di vista, quando abbiamo avuto questa impressione, la vita scolastica era già stata fatta la richiesta di adeguarsi, è stata fatta la richiesta alla seconda ditta locale, peraltro, di dire voi siete in grado di assumervi il servizio e a quali condizioni. Le condizioni nuove sono state più favorevoli di quelle esplicitate dal intercopio, che aveva comunque fatto un'offerta, e sono state accettate quelle più cose, questa è stata la procedura. Però cioè, posso permettermi, se c'è una perplessità in questa ditta, questo riguardo proprio lo strumento, che possa essere accettata, comunque se possono fare la richiesta ad altre ditte. Ecco, assolutamente. C'è il punto che, cioè, secondo me, c'è un grosso punto di domanda che dice non è pervenuto a non formare le risposte di disponibilità. Non ha mai risposto. Ma l'avete contattato? Sì, certo. Anzi, la prima intenzione era di far continuare la scuola. La ditta scopo di dov'è? Con un appunto organizzato. Con lì, con tutto da su. Cioè la sede legale giù, organizzato qua nel telefono. Comunque per concludere, anche la parola di l'orario, non so, i genitori si sentire se si chiede, insomma, si chiede bene, se non è bene, si chiede il problema, anche il fatto di ridurre il chilometraggio e diciamo, accorpare diciamo, i ragazzi in una prima sola. Io sentivo i genitori se. Abbiamo ricevuto dei complimenti allora, da parte di quelle famiglie che ricevevano i figli in due orari diversi. Elementari e medie arrivavano con una difficoltà di un quarto d'ora, 20 minuti di differenza. Poi si è anche la stessa scuola, la stessa direttrice è contenta perché comunque si libera il piazzale. Perché prima partivano le elementari, rimanevano le medie, i ragazzini litigavano puntualmente, quindi adesso all'uscita salgono tutti e vanno via. Quindi il piazzale si libera, arrivano. Ripeto, gli stessi fratelli anche allo stesso orario. Tutto però, no, di continuare tutto a monitorare se questa cosa funziona bene, ecco, quello vuol dire. Beh, sono chiesto. Deve fare i complimenti, non so se l'hai curata qui la questione, perché non l'ha mai accettata per fare il cambiamento degli orari, la direttrice, quindi per fare un esempio. Poi sul discorso invece degli orari, dei ragazzini, insomma, che permangono all'interno dell'autobus, io ho notizie invece molto discordanti rispetto a quello che hai già detto tu. Rimangono pochissimo sopra. No, rimangono di più e anzi sono a contatto i ragazzi, proprio quelli più piccolini, con ragazzi con età sicuramente molto più maggiore. Ma... Ogni curva ha il sorvegliante, prima non c'è. No, ho capito, anche se c'è il sorvegliante, comunque il bambino piccolo deve elementari a contatto con un ragazzino con un ragazzo però mi ricordo e lo dico perché ho avuto delle richieste ma penso che faremo per questo proprio qua di genitori che si lamentano nel discorso che il loro bambino è piccolino ed è a contatto con gente che fa magari la terza media che quindi logicamente è una differenza di età che non è si tratta comunque di un servizio breve. Sì, sì, so che c'è a proposito, ma io anche che discordo, sì, no, mi lascio discorsi di prossimi che hai detto te. Una forma di, volete, bullismo e prossimo, esiste, eh? Perché no, quindi guarda, no, non mi riferisco principalmente al fatto degli autobus, perché
mi allaccio al discorso scuola, sto parlando della scuola e quindi credo che sia pertinente. Siccome ci sono quindi due o tre persone che hanno i ragazzi che vanno a scuola, parlo delle medie, che hanno ravvisato episodi di bullismo anche gravi sotto certi versi, perché un signore mi ha detto che sono gay. Quelli più grandi, quelli che porta via le merende a quelli più piccoli, insomma, quindi tutta una serie di cose che dà fastidio. E insomma, credo che, cioè, viene una sorta di bando, se si forma, insomma, la scuola si può dire tutti, perché, voglio dire, ecco, però, voglio dire, ci sono delle persone che stanno maturando il fatto di portare il bimbo, cioè, un bimbi in altre scuole. Ti dico, è successo di episodi abbastanza importanti, sono persone che mi hanno detto anche che insomma vi è appunto queste bande che fa bande, insomma, i gruppi dei personaggi, dei ragazzi che fa insomma bullismo, insomma, se l'amministrazione vale, può monitorare, vale, parla con la direttrice, magari fa un po' di... no, perché insomma i rapporti sono quotidiani. Sì, io dico di no, dico solo che mi ho avuto delle segnalazioni, mi ha detto questo. Ti ringrazio, credo che questo sia l'uomo proposto per contattare. No, niente, monitorare perché è uno sono formato. Prego, come capogruppo di maggioranza penso di farmi interprete dei miei colleghi. Se è possibile, almeno nella conferenza di capigruppo, presentare gli emendamenti, perché essendo revisioni delle proposte deliberative, se è possibile, chiedo insomma che vengano portate alle. Ma non li posso presentare qua, io. Sì, no, ti chiedo se è possibile. Sì, fatto che questa mattina d'accordo, mandare un sms a Montemesi, non sarà in città in un traffico del bar. Questa è una mia richiesta. È una mia richiesta senza scopo polemico, figurati tra le cose a te, a lui, posso anche fare qua, capisci loro magari? Sì, 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 no, però se è possibile, che allora così almeno un giro di mail tra tutti, dico guardate, ci sono questi emendamenti, dobbiamo liberare una cosa, magari possono essere studiate, ma possono essere cose anche importanti, insomma, allora giusto magari almeno avere mezza giornata prima per poter visionare queste cose. Io ti ho chiesto la conferenza di capigruppo, non ti ho chiesto una settimana prima. E io ti ho chiesto di darmi magari non tanto te, ma chi è preposto per darmi, di anticipare magari che temi corposi, ecco quello che ho chiesto. Ho chiesto la conferenza di capigruppo, una settimana prima. Perfetto. Favorevoli, la data di mano. Punto 8, porta Sabrina la sera stasera. Decrezione articolo 7 del 10, nuove modifiche in materia di criteri per l'assegnazione del dialogo economico popolare. Rinnoviamo la graduatoria ATER esercitando la facoltà che ci riconosce la legge regionale di attribuire da 1 i punti in base a determinati criteri che abbiamo scelto. Quindi andremo ad attribuire per esempio 1, 4 oppure 7 punti privilegiando la presenza sul territorio del soggetto che chiede l'assegnazione a me. Quindi diamo risalto anche all'aspetto economico, riconoscendo un punto in base al reddito ISE, e privilegiamo anche, o comunque diamo rilevanza anche al contributo regionale per il sostegno delle locazioni, quindi chi partecipa all'ultimo bando senza esclusione, riconosciamo un punto. E poi altri due punti. Questi punti gestiti dal comune andranno a sommarsi alla graduatoria, cioè al punteggio riconosciuto dall'ATER. Una nota è che i punteggi che abbiamo gestito noi, che vedremo che in base ai nostri criteri, non andranno a toccare quei nuclei dove uno degli appartenenti ha già un alloggio ATER. Quindi il nucleo, all'interno di un nucleo familiare, chi
chi detiene già un alloggio ATER non riceve nessun